Hai mai sentito la frase di Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare? Ci sono tre motivi per cui le persone non raggiungono il successo. Perché non sanno cosa fare nella vita, perché non sanno come farlo e perché anche quando sanno cosa e come, non lo fanno. Facciamo un esempio. Se tu devi andare da un punto A a un punto B, devi sapere tre cose. 1. Dove andare. 2. Il percorso da fare. E 3. Devi metterti in moto. Se manca anche solo una di queste tre cose, naturalmente non raggiungerai mai il punto B. Ma è anche vero che se non sai dove andare e non sai come arrivarci, a volte conviene comunque mettersi in moto, comunque non stare fermi, perché così, strada facendo, muovendoti, qualche idea ti viene in mente. Quindi, anche se non sai dove andare o non sai come arrivarci, buttati, non dalla finestra e non sotto il treno, magari, fai qualcosa, agisci. Aggrappati a qualsiasi opportunità. Sì, farai tanti errori, ma quando sei nato, nessuno ti ha dato il libretto delle istruzioni per la vita. Una volta un saggio ha detto: ho commesso molti errori ma non ho mai sbagliato. E infatti è così. Nella vita non puoi fallire. O raggiungi il successo o avrai esperienza. Qualcosa porti sempre a casa. Te lo ripeto, non puoi fallire. Puoi avere o successo o esperienza. E invece la maggior parte si fa frenare dalle seghe mentali. Comincia a pensare, ma non so cosa voglio nella vita, non so come arrivarci, ma povero me, solo a me tutti questi problemi, ma le seghe mentali non hanno mai fatto diventare milionario nessuno. Sai cosa accomuna tutti i milionari self-made? Il 100%? L'azione. Hanno agito anche se non sapevano dove volevano arrivare precisamente in quel momento, non sapevano come arrivarci, comunque hanno agito. Veramente non sai cosa fare nella vita? Bene, vai in qualsiasi libreria e comprati uno di quei libri tipo 100 cose da fare prima dei 30. Scegliene una a caso, quella che ti piace di più e segui quell'obiettivo. Raggiungi quella cosa, fai di tutto se veramente non sai cosa fare nella vita. Una cosa importante però è che tu rimanga in integrità, cioè che rispetti i tuoi valori. Se tu rimani in integrità rispettando i tuoi valori, il tuo successo sarà inarrestabile. Vuoi fare qualcosa di diverso nella tua vita? Bene, continua a seguirci.